Siamo con Samuel Costa a Milano in occasione della presentazione della tappa del Tour de Ski di sci di fondo, ma anche della tappa di combinata nordica in quella della Val di Fiemme. Milano, ma mi dicevi Samuel che è la prima volta che vieni a Milano? Sì, difatti ho dovuto chiedere dov'è il Duomo di Milano, che sono venuto dalla parte opposta, quindi dopo mi sa devo andare a farci un salto e vederlo. Beh, poi scoprirai anche una nuova città, comunque città dove è Olimpica 2026, quindi magari oggi un pensierino ce lo farai. Sì, poi mi hai anche detto che ci saranno anche le premiazioni qui, quindi devo un po' vedere la zona e vedere la città. Senti, Val di Fiemme è sempre una tappa per voi molto importante perché è quella casalinga. Sì, è un trampolino dove sono sempre saltato bene. E quindi è sempre bello gareggiare in Val di Fiemme. Poi c'è anche la Team Sprint, che è una gara che mi piace molto. Quindi sono molto contento che fanno di nuovo tre gare in Val di Fiemme. Ricordo peraltro nel 2017 quel bellissimo podio che avevate fatto insieme, proprio tu ed Alessandro, nella Team Sprint in Val di Fiemme. È stata una bella emozione perché era tanto tempo che l'Italia non saliva sul podio. Sì, come detto, quando riesci a condividere una gara, una felicità, è sempre bello. E sì, è stata una gara molto interessante, e anche l'anno scorso il quarto posto, anche la pista è una pista abbastanza dura, quindi si addice anche le nostre caratteristiche. Senti, l'anno passata stagione era iniziata in un modo particolare per te, questo periodo ancora avevi appena ripreso più o meno ad allenarti con i tuoi compagni di squadra, invece adesso vieni da una preparazione intera con loro, quindi come stai e qual è il tuo obiettivo quest'anno? Sì, l'anno scorso avevo pochissimi salti prima della stagione, quest'anno sono riuscito ad allenarmi molto bene, ho potuto fare tutti gli allenamenti che mi ero messo in testa di fare. E la preparazione è andata, devo dire, sono molto contento come è andata, perché ho fatto tanti salti e ho anche fatto gli ultimi salti con una buona qualità, quindi spero di riuscire a portare questa qualità di salti anche nelle prime gare d'inverno. I risultati della passata stagione ti hanno dato ancora una maggior motivazione, anche consapevolezza nei tuoi mezzi, perché comunque non era facile rientrare così dall'infortunio. Sì, tanti mi hanno detto hai fatto una bella stagione, poi ovvio io alcune gare non ero molto contento, però sì, pensare quanto poco elemento che avevo nel mio corpo con tutti quei pochi salti che avevo, sono comunque fiducioso che sono riuscito a fare quei bei risultati, quindi in teoria quest'anno dovrei fare ancora un salto di qualità vedendo tutto l'allenamento che ho fatto quest'estate. Senti, a che secondo te l'uomo da battere quest'anno sarà Rieber? Sì, penso di sì, perché lui si allena con tanta intelligenza, così quello che di cui lui mi aveva parlato, e sì, penso che lui sarà anche quest'anno l'uomo da battere. E poi vediamo nel salto, perché con l'austriaco Franz Josef e Akito saltano molto bene, quindi sarà da vedere quanto distacco riescono ad avere prima dello sci di fondo, però penso sì, saranno quei tre quelli più forti d'inverno secondo me.